Finalmente ci siamo. Dopo vari rinvii siamo in fase di decollo per lo spin-off di Criminal Minds e a dirigerlo ci sarà niente meno che Richard Shepard. Siamo infatti in fase di casting per trovare il volto giusto dei nuovi quattro protagonisti, e cioè il leader Cooper, l'ex soldato britannico Mick, l'ex truffatore afroamericano Prophet e l'agente Gina. Intanto Criminal Minds, l'originale, torna su Fox Crime in prima visione assoluta il 29 di gennaio con la quinta stagione. 24 episodi, tutti girati in alta definizione. Non si sposta solo l'isola. La Casa Bianca, infatti, per accontentare il grande pubblico, in particolare i fan di Lost, ha deciso di spostare il discorso sullo stato dell'Unione a data da destinarsi. E così, il 2 di febbraio, partirà finalmente l'ultima stagione di Lost. In una delle ultime interviste, i due geni creatori di Lost, Hughes e Lindelof, non lasciano trapelare nulla e dicono di non temere il giudizio dei fan. We are just writing this story, you know, pretty much for ourselves, and the fact that we get to share it with a worldwide audience is amazing. Vi aspettate già qualche reazione dei vostri affezionati rispetto al finale che ci state preparando? If they like it, they'll be happy. If they don't like it, they won't know where to find us. La risposta in questo numero. Gli ultimi imperdibili episodi di Lost. La ABC intanto ha lanciato un ghiotto concorso. 815 concorrenti potranno ricevere a casa pochi giorni prima della messa in onda i primi minuti della season finale. Il cimelio sarà una pennetta USB al cui interno i vincitori troveranno in esclusiva i primi minuti della season finale. Lost, l'ultima stagione, a febbraio su Fox. Jackson Amber è il nuovo titolo del progetto televisivo per la CBS. A firmare la serie, che vede al centro due donne detective, è il papà di CSI, Anthony Zwicker. Le premesse ci sono tutte per una nuova serie poliziesca all'insegna della suspense, del ritmo e del sex appeal. Sharon Stone, una delle donne più desiderate del mondo dello spettacolo, starebbe per tornare sul piccolo schermo e apparire in più episodi della serie Law and Order. I rumors per lei indicano il ruolo di assistente procuratore distrettuale, un colpaccio per i creatori della serie. A moment I wake up before I put on my makeup. Makeup. I say a little before you. E adesso scorriamo il palinsesto delle prossime settimane su Fox. Dopo l'anteprima di Natale parte la serie completa Glee dal 21 gennaio, ogni giovedì alle 21:10 su Fox. Replica il lunedì alle 23. Cult ci regala il finale della terza stagione di Mad Men, domenica 24 gennaio alle 21. Su Fox Crime dal 30 gennaio torna Donne Assassine, prima stagione. Penelope Cruz, Nicole Kidman, Judi Dench, Sofia Loren sono soltanto alcuni dei nomi del cast di stelle scelto per l'attesissimo musical di Rob Marshall, Nine. L'italiano che è in lei. Ispirato al capolavoro di Federico Fellini, 8:30. Cos'è la rivoluzione sessuale? Ne parliamo più tardi. D'accordo. Guido, Guido, Guido! 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 Protagonista della trama è il regista di fama mondiale Guido Contini, interpretato da Daniel Day-Lewis, alle prese con la produzione del suo nuovo film. Ma improvvisamente ecco che la sua verve creativa è messa a dura prova. Ha esaurito le cose da dire? Lui perde l'amore ed entra in crisi. Non riesco a ricordare come si fa. Dirigere un film è un mestiere sopravvalutato, lo sappiamo. Devi solo dire sì o no, che altro devi fare? Maestro, questo lo vuole rosso? Sì, verde? No. Sì, no, sì, no. Questo è dirigere. Guido cerca ispirazione e redenzione tra le donne della sua vita. Carla, la sua amante, la moglie Luisa, la musa ispiratrice Claudia, la fidata costumista Lily, una seducente giornalista di Vogue, l'amica prostituta che gli ha insegnato tutto e l'adorata madre interpretata da Sofia Loren. Il film è basato sul musical portato in scena Broadway nel 2003 e premiato con il Tony Award. Nel cast, Martina Stella, Alessia Piovan ed Elio Germano. L'unico film che potrei fare ora sarebbe su un uomo che tenta di riconquistare sua moglie. Perché deve essere tutto così serio? Non c'è niente di male a far ridere un po' la gente. E adesso chiudiamo con una sorpresa per tutti gli amanti di Macho Capatonda e di Flop TV, la web TV comedy di Casa Fox. Un uomo solo fugge. Da dove? Con chi? Da solo? Per proteggere chi? Cosa? Quando? Perché? Ma che ne so? Scopritelo voi.
su 12. Se possedete un iPhone, vi diamo la possibilità di aggiudicarvi alcune copie di 12, la prima fiction interattiva italiana, frutto del genio sregolato di Maccio. Definita dai più illustri critici internazionali come un capolavoro che vale la metà di 24, 12 è in vendita sull'Apple Store e prossimamente anche sugli store di mezzo mondo. Cazzo! Ebbene, i primi tre che commenteranno questa puntata di Videosine a questo indirizzo, scrivendo "Io son l'uomo salutante", riceveranno in omaggio il codice per scaricare gratuitamente 12 sul proprio iPhone o su quello di un amico. Che cosa devo fare?